Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Sorprendentemente non sono riuscita a rispondere a tutte le vostre domande sull'adozione nel primo Q&A che ho girato per la scorsa settimana e del quale ovviamente vi lascio il link. Durante quel video ho risposto ad alcune delle vostre domande riguardo all'adozione, soprattutto riguardo alla nostra bambina, e insomma è stato bellissimo per me approfondire certi aspetti, però il video era venuto veramente troppo lungo e quindi ho deciso di stopparlo e riprenderne un altro, un secondo, in modo da poter rispondere anche all'altra parte delle domande. Quindi niente, vi lascio al resto delle domande. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video, e se non lo fate già di seguirmi su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! Come hai conquistato la sua fiducia? In realtà non è una cosa alla quale ho pensato particolarmente. Mi faccio molto guidare nel mio rapporto con la bambina e nel mio essere mamma anche un po' dall'istinto, dall'esperienza che ho avuto io, che è molto positiva, con i miei genitori. Quindi cerchiamo di essere onesti, di essere sempre sinceri con lei, ovviamente con le dovute maniere, ha 6 anni, quindi va considerato anche questo, di darle sempre le spiegazioni per tutto quello che le diciamo, per le cose che le insegniamo, e questo credo sia apprezzato da qualunque bambino, indipendentemente che questo sia adottato o no. L'onestà, la sincerità, l'essere genuini è probabilmente la formula migliore per avere la sua fiducia. Lei ti ha voluto subito bene? Allora, diciamo che fin da subito è stata molto coccolona, però secondo me no. Cioè, non che ci odiasse, però semplicemente eravamo due estranei, quindi secondo me nel tempo ha imparato a volerci bene. Adesso sì, ce ne vuole tanto tanto tanto, ce lo dimostra costantemente, e ci sono delle volte in cui mi abbraccia e mi dice ti voglio bene, mi abbraccia così forte che proprio le tremano le braccia da quanto ha bisogno di dimostrare anche fisicamente quel bene, quell'ondata di bene che sente in quel momento. Nei momenti di sconforto, come avete fatto a restare forti senza andare in crisi? Semplicemente parlandone. Questa per noi è stata probabilmente la cosa migliore. Nei momenti di sconforto io ho avuto sempre la possibilità di parlare con i miei genitori, che mi hanno consigliata, parlare con mio marito, parlare con lui, cioè confrontarci è una cosa che per noi è importantissima, che ci fa trovare le soluzioni ai problemi. Secondo me la cosa, il consiglio che mi viene da dare quando ci sono dei momenti un po' di difficoltà è quello di non vergognarsi a chiedere aiuto, perché noi siamo diventati genitori da talmente poco tempo che sarebbe impensabile pensare di... impossibile pensare di sapere già tutto. La bambina non era inizialmente chiusa e timida con voi? Per fortuna no, è nel suo carattere essere molto espansiva, lo è con tutti in realtà, quindi anche con noi ovvio. Per il primissimo incontro un po' timidina, ci sorrideva, parlava piano piano, però insomma è venuta anche subito in braccio a noi, quindi è una bambina non esageratamente timida e come ho detto chiaramente nel tempo è diventata, si è sentita sempre più a suo agio, però fin dall'inizio non ha avuto grandi problemi. Come si adatta una bimba di 6 anni a una nuova famiglia? Cosa prova? Allora, nel nostro caso, come sempre io parlo personalmente, lei aveva tantissimo bisogno di una famiglia. Per quanto, ci tengo a chiarire, lei ha vissuto in un istituto dove le hanno voluto veramente bene, l'hanno accudita, l'hanno curata con amore, aveva i suoi amici, era affezionata alle persone che si prendevano cura di lei, anche se ovviamente queste non sono un babbo e una mamma, non c'è niente da fare, quindi aveva tanto bisogno di una famiglia, e questo si è riversato chiaramente anche nella sua esperienza pratica, quindi si è legata subito a noi. Ha sentito fin da subito il bisogno di cercare protezione in me e Riccardo. Ecco come lei ha affrontato l'entrata nella nuova famiglia. Mi piacerebbe sapere il momento esatto in cui i vostri sguardi si sono incrociati. Cosa ha fatto? È stato un momento bellissimo. Lei indossava una salopette di jeans dalla quale uscivano due gambe magrissime, nere, 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 perché era stata in vacanza con l'istituto, quindi era abbronzatissima. Pensate com'era, considerando che anche ora è bella scuretta, ed era per mano alla suora, è entrata nella stanza timidina, sorrideva, aveva i capelli sciolti con due mollettine e ci ha guardati, e la suora ha detto vai a dare un bacio alla mamma e al babbo, e è venuta e ci ha dato un bacino nella guancia, e nel momento esatto in cui l'ho visto ho pensato prima di tutto è bellissima,
E poi ho pensato, è minuscola, è veramente uno scricciolo. E glielo ho chiesto a lei, io ho provato a chiederle cosa ha pensato di noi quando ci ha visto, però non è che mi ha saputo dire più di tanto, forse lei l'ha vissuta più tranquillamente, per noi è stata una cosa immensa. Non ho una domanda specifica, ma io sarei morta nei miei dubbi amletici. Voi ne avete avuti? Certo che ne abbiamo avuti. Allora considerate che dopo 2 giorni che l'avevamo conosciuta abbiamo detto ok, basta, noi volevamo 2 figli, ci fermiamo a 1, per dire. No, 2 giorni, però insomma dopo i primi giorni insieme, vedendo insomma l'esuberanza di questa bambina, eravamo chiusi in una stanza d'albergo, non è proprio la stessa cosa che vivere in famiglia, quindi lì per lì addirittura ce l'avamo fatti prendere un po' dal panico. È normale avere dubbi. I dubbi in realtà sull'adozione non ne abbiamo mai avuti, perché entrambi abbiamo sempre voluto adottare e avere un figlio. Magari dopo qualche dubbio su faremo la cosa giusta, non faremo la cosa giusta, lei starà bene a fare così, saremo dei genitori, dei bravi genitori, insomma, come sarà il futuro? È ovvio farsi queste domande, però come sempre affrontiamo un problema alla volta quando si presenta. Ci sono, è normale, si affrontano, si superano, tranquilli, perché se siamo arrivati fino alla fine del percorso adottivo, abbiamo adottato, vuol dire che siamo in grado di affrontare qualunque cosa. Com'è stato il primo mese? Quali difficoltà? Come ho detto, in realtà tante difficoltà non ci sono state, la bambina è molto tranquilla, a parte qualche suo piccolo momento di nostalgia nei quali ci racconta di quello che faceva con le sue amichette. Le difficoltà probabilmente sono state sul fatto che forse all'inizio siamo stati un po' rigidi nel volerle dare delle regole, per paura che se non le avessimo date all'inizio non le avrebbe mai rispettate, e grazie all'aiuto dei nostri genitori che ce l'hanno fatto notare ci siamo un po' ridimensionati su questa cosa, però ecco, niente di esagerato. Come ho detto all'inizio, aveva un po' di difficoltà con la scrittura, cioè più che altro con tenere la penna, quindi avere il controllo della propria mano, che è poi la pregrafia che viene fatta all'asilo, e lei è mancata, quindi all'inizio io panico perché sono esagerata, invece ha recuperato alla grandissima e adesso è molto tranquilla. Com'è adottare una bimba già grandina? Ecco, l'ho letta questa domanda perché appunto ci sono vari punti di vista, c'è chi dice che la bambina è piccola e chi dice che è grande. Obiettivamente non è una neonata, quindi insomma 6 anni sono 6 anni, ma allo stesso tempo a 6 anni siamo ancora piccoli. Comunque questa domanda ho già risposto, com'è andata, però solo per farvi capire che tutto dipende dai punti di vista. Io e mio marito all'inizio pensavamo di essere abbinati, venire abbinati ad un bambino piccolo, e la cosa ci ha sorpresi, essere abbinati ad una bambina più grande. Avevamo dato un range d'età più largo solo perché volevamo anche 2 fratelli. Adesso invece, con l'esperienza che abbiamo vissuto adesso, assolutamente no, per noi andrebbe benissimo adottare di nuovo un bambino più grandicello tra virgolette, quindi con più o meno l'età che ha la nostra bambina adesso, perché per noi è stata un'esperienza super positiva. Quindi genitori, non abbiate paura dell'età. Perché hai deciso di adottare? Spero di non risultare indiscreta. Assolutamente no, ne ho parlato in un video che vi lascio linkato, che insomma lo spiega nel dettaglio. Comunque, in 2 parole, io sono cardiopatica e i dottori mi hanno sconsigliato una gravidanza naturale, quindi con mio marito abbiamo deciso di adottare. Per tante coppie l'adozione è qualcosa sulla quale riflettere tanto, perché si hanno tante paure e tanti dubbi. Invece per noi non è stato così, ed è stata una grande fortuna, e non è stata una decisione particolarmente sofferta, anzi è stata la prima decisione che abbiamo preso dopo aver saputo che sarebbe stato meglio non affrontare una gravidanza perché era un po' rischiosa. E fine, per noi è stato molto semplice, forse era semplicemente il nostro cammino, e l'abbiamo sempre vista come una cosa bella, concentrandoci su quello che l'obiettivo che volevamo raggiungere più che sui problemi. Quindi insomma è stata una cosa molto naturale e io la sento veramente come quello fosse il nostro destino, e guardandomi adesso credo che abbiamo preso la decisione più giusta. Cosa consigli a chi vorrebbe intraprendere questo percorso, oltre ovviamente a non mollare? Allora, chi decide di intraprendere questo percorso deve: 1. Non mettersi a leggere e a guardare solo i problemi che hanno avuto le coppie adottive, perché questo butta giù da morire, nel senso che dopo vi immaginate tutti gli scenari peggiori.
Ma questo non è perché uno deve chiudere gli occhi davanti alle difficoltà. Ci sono delle sedi, che sono gli enti, che sono i centri per l'adozione, dove si affrontano queste tematiche, dove i genitori vengono preparati ad affrontare certi problemi. Ma leggere solo di esperienze negative è una cosa che vi fa, vi mette di fronte a dei problemi che ancora non state affrontando e che forse non affronterete mai. Provoca solo sofferenza e dubbi. Io mi ricordo che in dei gruppi su Facebook di adozione qualcuno chiede: vorrei intraprendere l'adozione, quali sono le difficoltà che avete incontrato? Ecco che se si parte così, leggendo una serie infinita di commenti sui problemi riscontrati, non si può che dire ok, no, non ce la posso fare, perché poi davanti li avete tutti e pensate solo a quelli. Insomma, prendete le esperienze positive, l'adozione è andata a buon fine, ricordatevi che state facendo questo non per voi ma per un bambino che non ha una famiglia e che ha il diritto di avere una mamma e un babbo che gli vogliano bene e che gli diano la vita che meritano, perché tutti i bambini meritano una vita migliore di quella. Anche noi ci abbiamo pensato, una bambina di 6 anni, ma com'è possibile che a 6 anni ancora non avesse trovato una famiglia stabile? Siamo arrivati noi, siamo stati felicissimi di avere avuto l'opportunità di essere noi la sua famiglia. Quindi questo sicuramente. E il secondo consiglio è: portate pazienza. La pazienza è la virtù per eccellenza dei genitori adottivi, perché gli istituti sono lenti, perché gli impiegati sono poco preparati, maleducati, dovete scrivere tante volte, telefonare tante volte, aspettare i mesi. La pazienza, ma ragazzi, l'attesa vale, vale la pena attendere, ve lo garantisco. È vero che solo le coppie sposate possono adottare? Chi è fidanzato single? Allora, in Italia sì, soltanto le coppie sposate possono adottare, quindi bisogna essere sposati, non c'è un periodo di tempo minimo, bisogna comunque essere sposati e conviventi da almeno 3 anni in Italia per poter adottare. Ci sono dei casi molto particolari in cui un bambino con delle situazioni a volte anche difficili viene dato in adozione anche ad un singolo, però ad un single, scusate, però sono rare questi casi. La regola generale è questa. Quanto tempo passa dalla chiamata a quando porti finalmente il bimbo a casa? Dipende da tantissime cose. Dipende, vabbè, ora parliamo dell'Italia perché noi abbiamo adottato in Italia. Allora, nel nostro caso è passato tanto tempo perché noi abbiamo incontrato le persone del tribunale a fine giugno, ma l'abbiamo incontrata il 1° agosto, perché semplicemente la bambina con l'istituto andava in vacanza e avevano piacere di farle fare questa vacanza con i propri amici, quindi è passato un mese. Però ci sono bambini neonati che magari i genitori vengono chiamati e il giorno dopo vanno a conoscere il bambino, quindi passano a volte meno di 24 ore. Per quanto riguarda l'estero, dipende col Covid poi quando vi fanno partire, insomma. Ci sono casi per l'estero, è proprio varia da stato a stato, dovete informarvi dal vostro ente, però per quanto riguarda l'Italia è abbastanza veloce. Essendo vostra figlia piccola ma non piccolissima, come avete fatto per assicurarvi che si ambientasse bene e si sentisse veramente in famiglia e a casa sua? Diciamo che abbiamo lavorato molto sul fatto che sentisse questa casa come sua, proprio su una questione di possesso, che non si sentisse mai, la persona in più. Quindi, da una parte, il fatto che la camerina è sua, tutto quello che c'è dentro è suo, i giochi li può sparpagliare ovunque, li rimetteremo a posto, che può saltare, correre dove vuole, lo spazio è fisicamente suo, e poi la coinvolgiamo in tutte le attività. Fin da subito l'abbiamo coinvolta, quindi fare dolci insieme, lavare i tegami insieme, lei adora tenere le mani sott'acqua, mia suocera la porta all'orto dalle galline, tutte le sere va dalle galline a prendere le uova, quindi insomma, coinvolgendola in tutte le attività l'abbiamo fatta sentire parte integrante di quello che succede dentro la casa, e questo secondo me l'ha aiutata a sentirsi a casa sua. Come ti trovi a fare la mamma e qual è la sfida più difficile da affrontare in questi primi tempi? Allora, io a fare la mamma mi trovo bene, però secondo me sto migliorando, nel senso che col passare del tempo miglioro, ma sto imparando anche io, ovviamente, questo non è stato il mio ruolo fino ad ora, quindi è qualcosa che unisce da una parte un po' di naturalezza, cioè ce l'ho dentro, quindi ci sono delle cose che mi vengono naturali e delle cose magari che invece mi chiedo qual è la cosa giusta da fare in questo momento.
E semplicemente molto spesso mi faccio guidare dall'istinto o dalle mie esperienze passate, dai consigli che ho ricevuto, insomma così. Non c'è al momento una difficoltà in particolare che mi è sembrata insormontabile. Vi dico per esempio che il nostro obiettivo era quello di riuscire a far dormire la bambina da sola nella sua cameretta, quindi darle la fiducia, la tranquillità di poter dormire sola, e quella credevo fosse una sfida bella tosta, e invece dopo le prime, diciamo, 2 o 3 settimane, durante le quali la addormentavamo, ma poi durante la notte chiamava sempre, per lei è stato molto semplice fidarsi del posto dove si trovava. Abbiamo tanti rituali ovviamente da fare ogni sera, però insomma, una volta portati a termine la addormento io, ma poi quando vado giù, torno giù insomma di sotto, lei dorme tutta la notte da sola. Avevo un po' paura che non le piacesse leggere, perché mi sembrava proprio non amasse le storie. Invece no, anche lì abbiamo creato l'abitudine, ogni sera io le leggo un librino e adesso è lei che me lo chiede, assolutamente non vuole dormire se non le ho letto una favola, e quindi questo è bellissimo. E adesso rispondiamo alla domanda per eccellenza, la domanda che mi avete fatto, che ho ricevuto più spesso, quella che praticamente anche in questo caso insomma mi è stata mandata più volte. Come si chiama la bambina? Non l'ho condiviso fino ad ora, qualcuno pensava di esserselo perso, invece no, non l'avevo semplicemente condiviso, ma mi sento molto tranquilla, molto libera di poterne parlare, perché alla fine la nostra bimba insomma è con noi, è nostra figlia, quindi non c'è niente da nascondere. La nostra bambina si chiama Katia. Quando abbiamo saputo il suo nome è stato come se fosse diventata più vera, più tangibile, ed è un nome che ci piace tanto tanto, nonostante non abbiamo ovviamente potuto sceglierlo, è un nome che adoriamo. Bene ragazzi, anche questo video finisce qui, grazie a tutti per le vostre domande, di nuovo per il vostro sostegno e supporto, per le belle parole che spendete per noi ogni singolo giorno. Se avete altre domande non esitate a scrivermi su Instagram, per me sarà un piacere rispondervi, e niente, noi ci vediamo prestissimo con un altro video, ciao!